Professor Bruni, lei ci ha parlato di dono, di gratuità, di fraternità. Ecco, sono tutte dimensioni che si possono ritrovare anche nel lavoro, ad esempio, nell'economia? Direi soprattutto nel lavoro, nell'economia, perché se il dono non è nel lavoro, dove sta? Cioè, noi passiamo la vita lavorando, quelli degli anni più importanti della nostra vita, e se il dono non lo pratichiamo lì, dove lo pratichiamo? Dopo cena, nel fine settimana, nella pensione? Cioè, il lavoro è essenzialmente dono, perché il dono vuol dire che sono io, cioè che ci metto la mia vita nel lavoro. Tanto che quando nel lavoro manca il dono, manca tutto, si bloccano le imprese. Che il dono non va inteso come la mezz'ora regalata all'impresa, ma come le 8 ore vissute con entusiasmo. Il dono è dentro il lavoro, non è dopo, non è fuori. Ecco perché non lo vediamo, perché è nascosto, perché è dentro. E ci vogliono gli occhi giusti per poterlo vedere. Quindi l'economia è piena di doni, è piena di eccedenza. Se noi togliessimo il dono dall'economia sarebbe totalmente invivibile in tutto il mondo. È che non lo vediamo perché abbiamo categorie sbagliate, perché pensiamo che l'economia è il contratto, il dono è, non so, il volontariato, e quindi c'è come chi va a cercare qualcosa che non vede, perché gli occhiali magari tutti rossi e riesce a vedere, cambia gli occhiali e li vede. Io penso che la teoria oggi dovrebbe cambiare per consentirci di vedere il dono nel lavoro. Quindi questi festival sono molto importanti perché è un inizio. Ringrazio. E la ridistribuzione delle ricchezze, intesa non tanto come, diciamo, un pietismo, ma soprattutto come un atto di giustizia. Sì. Questo è un tema molto caro a Francesco e a Chiara. Sì, questo è verissimo e sono d'accordissimo. Poi tutta la difficoltà è capire come ridistribuiamo la ricchezza in un modo che crei un umanesimo. Ad esempio, se noi oggi dessimo semplicemente del denaro ai disoccupati in Italia, i gettare giovani del paese andrebbero tutte nelle slot machine e nei gratti e vinci, perché il denaro diventa benessere se è dentro un tessuto civile di virtù, quindi tutto l'educativo, di inclusione delle povertà. E quindi la ricchezza è troppo poco, la ricchezza economica, ci vogliono rapporti, ci vuole impegno. Se io voglio aiutare una persona che non lavora, dovrei fare molto per aiutarla, devo fare un lavoro con lei, devo cercare un lavoro insieme a lei, devo accompagnarla durante il lavoro e non devo darle 100 euro al mese o 500. Noi abbiamo sempre saputo dalle civiltà che l'economia è troppo poco, cioè le persone fioriscono se hanno un insieme di risorse, fra cui quelle economiche e finanziarie. Va bene. La ringrazio. Grazie a lei.